Era andato in ospedale con una diagnosi di influenza e un principio di bronchite. È morto 48 ore dopo con i polmoni, secondo i medici, irrimediabilmente compromessi. La polizia sta indagando sulle circostanze della morte di un uomo di 35 anni, Ernesto Biancolino, morto all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove era stato ricoverato la sera del 2 febbraio. Biancolino, che accusava dolori in tutto il corpo, dopo una visita dal medico di base la mattina del 2 febbraio, che gli aveva diagnosticato l'influenza con una leggera bronchite e prescritto alcuni farmaci, la mattina stessa del 2 febbraio si era sentito male e verso le 10 di sera era stato accompagnato all'ospedale da un'ambulanza del 118. Secondo quanto denunciato dal padre, Vincenzo, 64 anni, il figlio aveva trascorso la notte su una barella accanto a una finestra rotta dalla quale entrava pioggia e vento, coperto da alcuni cartoni. Abbiamo ascoltato il legale della famiglia Biancolino, Angelo Pisani. Ma abbiamo ascoltato i parenti del povero Ernesto, una denuncia che fa gelare il sangue nelle vene, ma soprattutto per il trattamento disumano subito da questo ragazzo in un ospedale napoletano, un ragazzo che sofferente va in ospedale per essere curato e viene sistemato su una barella in mezzo a un corridoio sporco dove le finestre hanno al posto dei vetri cartoni e sotto un condizionatore che anziché aria calda emette aria gelata. Abbiamo chiesto alla magistratura di fare tutte le indagini, l'autopsia ovviamente chiarirà quali sono le cause del decesso, ma la cosa più grave è il trattamento disumano riservato a questo paziente che poi muore e che non è giusto, che possa subire un trattamento del genere in un ospedale dove si va per essere curati. Era andato lì per una semplice influenza, sì. Il paziente era arrivato in ospedale per una influenza, un principio di bronchite e certamente il trattamento disumano subito nella corsia su una barella al freddo e al gelo non hanno aiutato questa patologia che poi purtroppo potrebbe essere stata la causa del decesso.